terzo film che vi voglio presentare per la nostra rassegna dedicata ad Amedeo Nazzari ci porta sul territorio della commedia. Il titolo Cose dell'altro mondo si presta a una duplice interpretazione. Da una parte può stare a significare delle cose che possono lasciare esterrefatti, delle cose incredibili che accadono all'interno della vicenda. Dall'altra parte, forse come lo intendeva il regista Nunzio Malasomma, Cose dell'altro mondo sta a significare cose che accadono in un altro mondo, ovvero in America, dove il film è ambientato. Come dicevamo, la regia e il soggetto è di Nunzio Malasomma, uno dei veterani del cinema italiano che aveva iniziato già all'epoca del muto e poi aveva avuto una buona carriera in Germania, dove era emigrato negli anni 20 con molti altri suoi colleghi a causa della crisi in cui il cinema italiano riversava in quegli anni. Ritorna in Italia grazie alla Cines nei primi anni 30 e gira durante tutta la sua carriera film di diverso genere, ma quelli sicuramente più riusciti sono ascrivibili al genere della commedia, come i celebri film La telefonista, Dopo divorzieremo, In due si soffre meglio e molti altri che dirige durante la sua lunga carriera. Alla sceneggiatura del film partecipa, oltre ad Alessandro De Stefani, anche il giovane Sergio Amidei, che sarà una figura fondamentale per il neorealismo e soprattutto per l'opera di Roberto Rossellini, Roma città aperta. Ma veniamo alla trama del film. Nel carcere di una cittadina di provincia americana vengono rinchiuse tre persone, un distinto giovanotto e due donne elegantissime. Secondo il governatore si tratta di un terribile gangster con le sue pupe. Il direttore della prigione deve momentaneamente assentarsi, ma al suo ritorno trova le celle vuote. Sua figlia aveva concesso ai tre di uscire per qualche ora. Amedeo Nazzari, l'anno successivo al grande successo di Luciano Sarrà Pilota, perché siamo nel 1939, gira ben sei film e in Cose dell'altro mondo interpreta il ruolo di Jack, che è questo elegantone sempre in doppio petto, che viene incarcerato assieme a due donne in un penitenziario il cui direttore è il simpatico Antonio Ganduzio. Più che una prigione americana, sembra una pensione a conduzione familiare. Infatti, nel carcere vive assieme al direttore anche la moglie, interpretata da Amelia Chiellini, e la figlia. Degno di nota è Sandro Ruffini, che interpreta questo ruolo molto interessante e simpatico di Jim McFarland di Cincinnati, che è un uomo senza fissa dimora che continua a farsi arrestare per poter avere vitto e alloggio gratuito in questo carcere americano. L'intento di Nunzio Malasomma è quello di fare una vera e propria parodia al genere cinematografico definito carcerario, che in America aveva una sua filmografia molto florida, iniziata già dai primi anni 30 con film come The Big House, Carcere del 1930, oppure Codice Penale del 1932 di Howard Hawks, proseguendo con 20.000 anni a Sing Sing del 1933. Gastone Medina ricostruisce in maniera molto interessante, in maniera molto abile, queste scenografie carcerarie, e degna di nota è la parte anche ambientata in un locale notturno dove si ballano questi ritmi latini che evocano un po' queste atmosfere da cinema hollywoodiano. Dai critici, Cose dell'altro mondo è definito come il peggior film di Nazzari girato nel 1939. Secondo me, invece, è un film senza tante pretese, comunque divertente, e che trasmette in maniera involontaria quella voglia di evasione verso l'America che gli italiani tanto cercavano. Del resto, i venti di guerra sono quanto mai vicini. Non mi resta dunque che darvi appuntamento alla prossima settimana per la visione completa del film alle ore 21 qui sul canale YouTube dei Classici del Cinema Italiano. Se vi fa piacere sostenere le mie ricerche, i miei studi sul cinema italiano, qui sotto vi lascio un link per fare delle donazioni.